Ok. Ok, andrò totalmente a braccio, ve lo dico. Non ho mai scritto uno script in vita mia. No, io mai. Credo si veda. C'è lo scotch qui. Ah, ecco, le basi con le conosco. Esatto. Dimmi quando è partito. Partito. Bene, ciao ragazzi. Anzi, aspetta che faccio la intro giusta. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua con dei veri e propri gentiluomini. Buonasera, buonasera, caro Jack Nobile, d'altronde, esatto. Rubata grazie Maurizio. Grazie per essere nel posso mio video. Posso già interromperti? Interrompi quanto vuoi. Avete notato, ha detto con dei gentiluomini, esatto. Ha fatto così e la mano si è fermata qua. Legendario. Non è vero, ho fatto così. Ma non è vero. Vabbè, con dei gentiluomini, lo ripeto. Ok, ecco. Ah, ok, adesso sono sì. Molto circolare. E sono qua per fare un po' di magia, siamo totalmente a braccio, quindi sarà veramente improvvisata come braccio. Cosa. In provincia di Gomito. Ok, bene. Lo sapevi? Sì, 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 certo. Ma tu lo sai che quando un igloo va a fondo fai glu glu glu? Sì, sì. Io no, per dire. Tu sapevi? Ma come no? Ma lei che è ginnico non sa qual è il muscolo preferito da allenare degli eschimesi? No, qual è? I glutei. È vero. Ah, e lei li allena, barone, i glutei? Ci faccia sapere. Sì. Ah, gli allenati. Questa cosa probabilmente non la potremo mai mettere. Perché non scorregge sì. nei suoi video? Allora, forse lei deve capire che è meglio evitare. Evitiamo le battute. No, evitare Thomas. Ah, ok. No, io volevo chiedervi una cosa. Voi tutti e tre, voi tutti e quattro siete palestrati. No, ha capito. Noi tutti era e tre. Giusto, credo. Voi tutti e quattro siete abbastanza palestrati, giusto? Siete d'accordo con me? Sì. E volevo farvi una domanda, questa veramente dal profondo del cuore, perché io mi chiedo, un palestrato quando si va in palestra e prende i pesi, diciamo, se fosse ad occhi chiusi, saprebbe riconoscere che quelli sono 20 kg, che quelli sono 10, che quelli sono 100? Ci andrebbe molto vicino. 100. Ci andrebbe molto vicino. Direi che sì, l'esperienza insegna. Tu vai su con gli occhi chiusi, c'è un bilanciere, te lo metti su e dici questi sono 60 kg. Sì. 60 kg che magari per voi non sono niente, per me sono quasi come il mio peso. Beh, sto giro, noi tre. Ah, però, ha avuto l'infortunio. Sì, vale. Sì, no, vabbè, ma lui si può accanire, è come sparare sulla Croce Rossa, no? Quindi okay. Lui preferisce comunque così. Mi siete in grado di capire? Sì, questa è la cosa più importante. Sì, sì, abbastanza ecco, vicino. Perché io mi sono allenato talmente tanto per provare la stessa cosa, ma con un mazzo di carte. Anch'io se lo tocco so che è un mazzo di carte. Aspetta, scusami, no, aspetta. Perché Conte sono in grado. Può fermarlo? Sì. È un mazzo di carte? Sono in grado di capire di carte. Quante carte sono. Per esempio 54. 52. Così sono 52. Beh, così è così facile, abbastanza però. Banale. No, volevo fare una cosa più difficile. Io per esempio mescolerò così le carte. Ok. E ti chiederò un numero. Facciamo per iniziare dal 10 al 20. Per iniziare 18. 18? Perché lo devi dire sputandomi in faccia? Va bene, 18. Io proverò con il mio dito indice. Me lo faccio vedere? Guardi. Non c'è verifichiamo non c'è se è un indice. È lui. A tagliare 18 carte. Guardi, secondo me qui sono 18. Provi a contare. Prego, lascio lei il numero. Porca troia, l'ho scelto lei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mi è mago. Certo. No, lo facciamo ancora più difficile. Vai. Dimmi tra il 10, facciamo, adesso mi dico tra il 10 e il 20, quindi sì. Facciamo tra il 20 e il 30. Perfetto, 23. 23. È il mio numero. È il tuo numero perché? È la mia data di nascita, mi accompagna da sempre. Ok, 23. Sì. Io mi sono allenato talmente tanto in palestra che so dirti che qua sono 23 carte. Ah, così? Conta. Se sono 23 posso carte, contarle? Mi faccio la boccia come Danny. Uno. No, sto scherzando. Che sto cazzo? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, porca 22. Puttana! Conte, ma sì. Questa è stregoneria. Ho contato. Il mago conta. Sono 23. Adesso voglio fare qualcosa di ancora più difficile. Vai, vabbè. Ti chiedo per cortesia di dirmi stop. Lui deve sempre rompere sì, i sì. Rendiamolo difficile. Il punto è che più ci prova e più ce lo prende nel culo. E questo è il punto. Proviamo. Ancora una volta. Mi dica pure stop quando preferisce. Stop. Qua, prenda pure la carta, la guardi, la ricordi. Si crede di vincere in questo modo. Beh, vediamo, la guardi, la ricordi. Ma la devo ricordare? Ah, ma se riesci, sì. Ha già perso. Se riesci, falla vedere pure. Anche la telecamera, falla vedere la telecamera. Falla vedere anche a me, perché di lei, barone, mi arrabbio. Ok, falla vedere pure. Ok. Ok. Ok, perfetto. Ora,
Io potrei sbirciare tra le carte e capire che carta manca, ma non è bello così. Quindi ti chiedo di metterla dove vuoi. Mettila dove vuoi. Nel mazzo, però. Nel mazzo, dove vuoi. Sì, chi non me la metti nel... Sì, prima l'ha cancellata, secondo lui. L'ha cambiato sul tavolo. Ok. E ora ti chiedo di mescolare. Mescolerò. Non sono bravo come, no, così ovviamente. È, mi mescolo è. Normalmente, perfetto. Come quando gioco a briscola. Perfetto. A fallo. Eh? A fallo. Cosa fa fallo? A cazzo. Ah, questa cosa probabilmente non la potremo mettere. Quanta comicità nelle parole del nostro... Il mio compito, dopo aver mescolato le carte da voi, sarà memorizzare tutto l'ordine delle carte. Ok. E capire dov'è la vostra carta. Ok. Forse ci sono. Per la prima volta, mi volete dire qual era la vostra carta? Ho paura. Sì, sì. La conoscendo io? Sì. Te la devo dire, sì, a te. 9 di quadri. Giusto. Ci ho pensato. 9 di quadri. Ok, devo tagliare tra il 5 di quadri e il 2 di cuori. Tra il 5 di quadri. Porca troia! E il 2 di cuori, tra il 9 di quadri. No, ragazzi. Io vado via. Beh, barone. Ma che vuol dire? Mi sono allenato in palestra per riuscire a fare questa cosa. È la palestra, capito? Delle carte. Lui crede nel cuore delle carte. Lui crede nel e alla DL Gym si è allenato. Ah, ah, cioè, è entrato, allora, in palestra e con le carte sulla panca. No, raga, mi si è spento veramente il cervello. E che già non è mai stato acceso. Mamma mia. Raga, sono voluto fare una cosa così abbastanza improvvisata. Sì, e... ci siamo in tachicardia, spero, grazie. Spero che vi sia piaciuto. Mi fai qualcos'altro. Mi fai qualcos'altro. Ma tu, ma cioè, è una cosa impressionante. Sì, hai una carta preferita? L'ha toccato. Sì. Dilla, dilla pure. Donna di quadri. Donna di quadri. Perché, perché? Non, non... Vabbè, vabbè, vabbè. Non principe. Vabbè, vabbè. Mi stai facendo la misdirection, eh? Ok, donna di, donna di quadri. Ok, ha pensato dovessi soffio. Ma va, che cazzo ha fatto, porca troia? È il miracolo, è la magia. È allora, aspetta, aspetta, vediamo se riesco. 6 di bastoni. Perfetto. Ha battuto le mani troppo piano. Bene, raga, mi ha fatto piacere. Grazie, Jack. Video. Sei, grazie. Piacere è tutto piacere nostro. Tutto mio. Sei indubbiamente più nobile del barone. Ed entra di diritto nel mondo gentleman. Esatto. Prendendo il posto del barone. Ragazzi, vi lascio anche il video del loro canale. Anzi, del canale di Danny in questo caso. Sì, che comunque è, de- è nostro. È nostro dei The Gentlemen. Ve lo lascio qua sotto. E andatelo a vedere, che ci sono anch'io che farò il croupier. Grazie, ragazzi. Grazie, Jack. Ciao. Ciao. Ciao.